26esima giornata, nona di ritorno del campionato di Serie D, girone F. Pronti via, è iniziata FC Matese Termoli Calcio. Quindi Lancelotti va col mancino, palla per Sorrentino che stacca, palla fuori. Batte Ricciardi con il mancino, palla tagliata. Esce Lombardo, blocca la sfera. Lancelotti che prova la palla in verticale per Sorrentino, che prova a prendere il tempo a Sicignano. La mette dentro Sorrentino. Attenzione perché arriva Ricamato, la mette giù Ricamato. Vincenzo Ricamato sblocca la partita al minuto 28. Pronti via, comincia questa seconda frazione di gioco. Quindi Ciofi in verticale per Carnevale. Carnevale Palombo, ci mette Guantoni. Mentre palla subito in avanti per Bruno. E prova a girarsi. Arriva la conclusione di Bruno Palombo. E poi ci mette una pezza Antonio Riccio. Adriatici in avanti. Arriva questo tra il sole. Palombo. Arriva la rete del Termoli. Proprio lui, Bruno. Quindi Esposito. Vediamo se accende la gara sottotono oggi. Prova il tiro Esposito. Traversone basso. Quindi Blando da casa sua, pallone fuori, alto sopra la traversa. Carnevale che è in posizione regolare, però a portarsi sul mancino. Poi al limite per Napoleano che conclude, c'è il miracolo di Lombardo. FC Matese e Termoli in pareggio la gara. Alla rete di Ricamato ha risposto la marcatura dell'ex Bruno Eloazzini.